Un saluto a tutti, bentornati qui dal vostro Antonio Minardi. Oggi parleremo nuovamente di folklore cubano, ma oggi andremo a vedere la danza di Elegua. Elegua è un'oriscia del Pantheon Yoruba ed è artisticamente rappresentato da un bambino che è un po' birbante e birichino, che fa anche dispetti. Il suo colore è rosso e nero, ma può anche essere bianco e nero oppure bianco, rosso e nero. Il suo attributo è un garavato con il quale lui danza e apre il cammino, fa delle, se vogliamo, acrobazie, anche degli scherzi nella sua rappresentazione coreografica. E oggi andremo a vedere un passo specifico di Elegua su un ritmo specifico chiamato la Lubanché. Ok, bene. Passiamo all'atto pratico. Quando si danza il passo alla Lubanché di Elegua, e quindi in generale tutte le danze afrocubane, è importante la posizione afrocubana, che è questa: ginocchia rilassate, sterno rilassato, ok, busto leggermente in avanti ma non troppo, peso sull'avampiede, ok, quindi avere intenzionalmente il peso in avanti. Seconda cosa, costante molleggio. Vado a marcare un tamburo, il più piccolo, che tiene il tempo, chiamato oconcolo. Kipa, 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 kipa. Dopodiché aggiungo lo sterno. Kipa, 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 in fuori, accento in fuori. Ultima cosa, le spalle, doppio sterno, doppio molleggio. Kipa, 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 kipa. Questa è la base della Lubanché. Il movimento delle braccia, lo vediamo prima di fronte, è un movimento di oscillazione delle braccia avanti e dietro senza che incrociano le mani, e i gomiti non vanno troppo oltre. Le mani rimangono all'altezza delle anche o del bacino, se vogliamo, ok? E mantengo questo molleggio. L'accento è questo: 1, 1, 1, 1, 1, 1, doppio molleggio, doppio spalle, anche quando chiudiamo. Kipa, 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 con gorilla. Ok? Vediamo il passo. Cantiamo la melodia ritmica, che è kumpachanka, kumpachanka, kompa, con gorilla. In questa melodia ritmica, Elegua nel passo alla Lubanché fa 5 passi. Nella sua danza fa 5 passi. E lo vediamo. Partiamo sul posto. 1, 2, 3, con gorilla. Kumpachanka e kumpachanka e kompa con gorilla. Kumpachanka, kumpachanka, kompa con gorilla. Andiamo di profilo. 3, 4, 1, 2, 3, 4. E kumpachanka e kumpachanka e kompa con gorilla. E kumpachanka e kumpachanka e kompa con gorilla. Un'altra cosa importante è che Elegua tira un calcio, come il gallo, scalcia indietro. Immagina come se volessi tirarti un calcio al gluteo. E compa, quindi pa. Questo. Altra cosa, posizione dell'aratro, ok? Ginocchia sulla stessa linea, meglio ginocchia parallele. Piede dietro sulla mezza punta rilassata, ok? Qua. Questo. Ah, in avanti. Ok, musica. Concorilla. Doppio molleggio. Tres, cuatro.
Iniziamo con lo sterno, il primo passo, il secondo passo e l'ultimo. Per andare a ritmo brutto. Studiate, ma soprattutto se volete approfondire questo argomento, le danze afrocubane che appartengono appunto al folklore cubano, potete scriverci e contattarci nei commenti. Un saluto dal vostro Antonio Minardi. Mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo se lo ritenete utile e opportuno.